Buongiorno a tutti, oggi ci occupiamo di riparare questo DVR, un impianto di videosorveglianza, che si riavvia in continuazione. Prima però andremo ad approfondire alcuni concetti legati agli stadi di alimentazione step down o Buck converter e agli stabilizzatori low dropout. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Il DVR si riavvia all'improvviso, senza alcuna spiegazione, in maniera del tutto casuale. Le barre colore appaiono ogni volta il dispositivo viene riavviato. Questo dispositivo è acceso 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, ed è normale che a un certo punto si guasti. Procediamo a questa riparazione pratica anche con un po' di teoria, come al solito. Vado a staccare tutti i connettori di rete e USB per il mouse, nonché i connettori BNC per l'uscita del quadro e delle quattro telecamere in ingresso. Questo DVR è dotato di un hard disk per la registrazione 24 ore su 24. Questo componente in alcuni casi può dar luogo a riavvii, ma non mi sembra questo il caso. Passiamo al laboratorio, con un alimentatore variabile forniamo i 12 volt necessari. Assorbimento di 250 mA, questo DVR sembra funzionare correttamente finché funziona. In caso di riavvii, i principali imputati sono soprattutto gli stadi di alimentazione che generano le varie tensioni necessarie al dispositivo. Molto spesso, infatti, una linea di alimentazione non ben filtrata può provocare questi problemi. Ogni dispositivo elettronico, infatti, in genere, a partire dalla tensione di alimentazione, genera altre sottotensioni destinate ai vari componenti elettronici. I vari sottosistemi presenti in un circuito elettronico, infatti, funzionano a diverse tensioni. Quest'ultime sono generate in due modi, attraverso dei Buck converter o step down converter e attraverso degli LDO o stabilizzatori passivi di tensione. Questi ultimi sono molto compatti, ma sono poco efficienti dissipando parecchio calore. Un Buck converter o step down converter converte una tensione ad una più bassa attraverso un circuito switching basato su una bobina o induttanza collegata ad un circuito oscillante a MOSFET. Il MOSFET spesso è contenuto già all'interno del chip, ma all'esterno possiamo facilmente individuare l'induttanza. I Buck converter sono più efficienti e supportano correnti maggiori. Queste due tipologie di convertitore di tensione vengono spesso utilizzati in maniera complementare nello stesso circuito. Ora che conosciamo il funzionamento dei vari stadi di conversione della tensione o step down converter e stabilizzatori LDO, possiamo facilmente individuarli guardando alle tre induttanze e ai tre condensatori elettrolitici presenti sul nostro circuito stampato. Questi componenti sono associati ad altrettanti tre chip convertitori di tensione. Questi chip con codice ADJF in realtà sono dei MP1470, ossia appunto dei step down converter. Nel suo schema elettrico infatti riconosciamo l'induttanza e i relativi condensatori elettrolitici di filtro in uscita. La programmazione del voltaggio in uscita avviene settando opportunamente le due resistenze R1 e R2. A valori diversi corrispondono tensioni diverse, fino ad ottenere il massimo della tensione in ingresso secondo questa formula. Sul chip è presente un piedino Enable che serve per accendere e spegnere il convertitore e che dovrà essere verificato in caso di guasto. Infine, osservando il PCB, in alto troviamo uno stabilizzatore di tensione LDO marchiato 1117. Si tratta di uno stabilizzatore a bassa caduta di tensione, disponibile a seconda della sigla per vari voltaggi. Fatta questa premessa sulle tecniche di alimentazione, andiamo ad effettuare alcune verifiche su questi voltaggi. Ho tolto il PCB dal suo contenitore. Per la verifica di tutte queste tensioni collego la massa del mio multimetro al ground del DVR. Per il controllo della presenza delle tensioni partiamo proprio da queste induttanze.
Sulla prima abbiamo 3.39 volt, sulla seconda abbiamo circa 4.92, quindi 5 volt, sulla terza abbiamo circa 1.2 volt, la tensione più bassa in assoluto, probabilmente destinata al microprocessore. Sullo stabilizzatore LDO invece abbiamo circa 3.3 volt in ingresso e 1.5 volt in uscita. Questo vuol dire che l'ingresso di questo stabilizzatore è dato dallo stadio convertitore che abbiamo visto in precedenza. Bene, una volta verificate queste tensioni in uscita, andiamo a vedere le forme d'onda che si occupano di generarle attraverso l'utilizzo di un piccolo oscilloscopio. Al solito andiamo a collegare la massa del nostro oscilloscopio alla massa dell'apparecchio e andiamo a guardare con l'oscilloscopio le forme d'onda switching che generano queste tensioni. Questa è la prima induttanza, abbiamo una frequenza di circa 10 kHz. Naturalmente sull'altro capo dell'induttanza avremo la tensione continua proprio perché filtrata da questa bobina. La seconda induttanza, dalla parte sempre del microchip convertitore, abbiamo una frequenza un po' più bassa dell'ordine di qualche kHz. Infine, la terza induttanza, sempre lato chip, abbiamo una frequenza di circa 5 kHz. Da notare che il voltaggio in uscita di uno step down converter è definito non dalla frequenza ma dal duty cycle dell'onda che pilota il MOSFET di commutazione collegato all'induttanza in uscita. La mancata presenza di queste forme d'onda naturalmente crea l'assenza della relativa tensione associata. Nel caso di un cortocircuito a valle dell'utilizzatore di questa tensione, il chip step down converter può andare facilmente fuori uso e smettere quindi di oscillare. Se siamo impossibilitati a verificare queste tensioni per via delle induttanze SMD, possiamo sempre andare a misurarle sul lato dei condensatori elettrolitici per ritrovarle correttamente nell'ordine in cui le abbiamo viste precedentemente, quindi la prima di 3,40, la seconda di 4,93 e infine la terza di 1,2 volt per il microprocessore. In assenza di una qualunque di queste tensioni dovremmo andare ad analizzare il circuito associato a valle che non sia in cortocircuito oppure a rimuovere il chip convertitore di tensione o ancora lo stabilizzatore LDO. In molti casi nella ricerca di cortocircuiti può essere utile ma non strettamente necessario l'utilizzo di una termocamera che ci permette di individuare immediatamente i componenti che si stanno surriscaldando troppo e che quindi risultano in cortocircuito. Nel mio caso non abbiamo nessun cortocircuito perché una temperatura di 50 gradi è considerata normale per un componente di potenza. Un corto in genere si colloca sui 100 gradi o più. Con queste tecniche possiamo andare a verificare ciascuna linea di alimentazione e risalire facilmente ai problemi della scheda. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno per mettere un bel like e valutare anche l'iscrizione al mio canale. Grazie per il vostro supporto. Il 70% dei guasti dei dispositivi elettronici interessa sempre questa sezione delle tensioni di alimentazione, perché sono quelle in cui scorre più corrente. Torniamo alla ricerca del nostro guasto che produce il riavvio del DVR. Ad un'osservazione visiva è possibile individuare facilmente la fonte del problema, ossia questo condensatore elettrolitico che presenta un rigonfiamento nella parte superiore dove è presente la croce. Segno che il condensatore ha perso le sue caratteristiche, a differenza degli altri che sono ancora in buono stato, perché l'evaporazione dell'elettrolita in esso presente ha modificato le caratteristiche di resistenza serie dello stesso. Questo problema si verifica in genere per vecchiaia del dispositivo, allorquando è stato acceso per molto tempo, come il mio DVR, o al termine di una stagione particolarmente calda che provoca appunto la fuoriuscita del liquido attraverso il gas che si forma all'interno.
Questi condensatori cosiddetti in perdita provocano il mancato filtraggio della tensione associata e di conseguenza il malfunzionamento del dispositivo con il continuo riavvio. La croce superiore è un punto di rottura e in caso di sovrappressione permette di far fuoriuscire il gas senza creare troppi danni. Un condensatore in perdita ha perso il suo valore di resistenza serie o ESR e quindi di fatto agli occhi del resto del circuito si comporta come una resistenza di basso valore posta verso la massa. Ogni volta che il guasto è intermittente, come nel mio caso, l'unica possibilità per forzare il presentarsi del guasto è quello di riscaldare o raffreddare il componente sospetto. Con una pistola d'aria calda per la dissaldatura di componenti SMD vado a stimolare questo condensatore sperando di provocare il riavvio del DVR, ma senza alcun successo. In alternativa utilizzo del ghiaccio spray sempre per stimolare questo riavvio, ma anche qui non ottengo alcun risultato. Tuttavia, per la mia esperienza, sono più che certo che sia questo il responsabile del riavvio e quindi vado a sostituire direttamente questo condensatore elettrolitico e vedere quello che accade. La solita tecnica di dissaldatura, applico un contrappeso dall'altra parte e vado ad aggiungere dello stagno ai due terminali per favorire la caduta del condensatore dall'altra parte. Trattasi di un condensatore elettrolitico da 100 microfarad 10 volt. Vi ricordo che i condensatori vanno sostituiti con identici dello stesso valore. Al massimo potete prenderne uno di tensione più elevata, ma mai più bassa. Preparo i due reofori per il nuovo condensatore elettrolitico aspirando con la mia pistola saldatrice aspirastagno. Fatta questa pulizia, prima di andare a saldare il nuovo componente, voglio andare a testare il condensatore guasto con il mio ESR tester, oggetto di un mio video precedente che vi invito ad andare a vedere. Ponendo il condensatore sui due terminali dello strumento, vedete che la lancetta non si muove, segno che la resistenza ESR di questo condensatore elettrolitico è molto elevata e comunque sicuramente maggiore a 2.0 ohm prevista per questo tipo di condensatore. Bene, fatta questa verifica, per pura curiosità, andiamo anche a misurare la capacità di questo condensatore guasto con un comune multimetro. Abbiamo un valore di circa 157 microfarad. Va da sé che la capacità di un condensatore non è sufficiente per determinarne la bontà del funzionamento. A riprova di ciò, se prendiamo il sostituto, un nuovo condensatore, con una tensione più elevata di 16 volt, vedremo che questo condensatore con una capacità di 100 microfarad possiede un ESR molto più basso di quello guasto e secondo la tabella comunque inferiore a 1.6 ohm. Bene, a questo punto posso andare a sostituire con questo nuovo condensatore il mio condensatore guasto rispettando la polarità data da questo segno sulla serigrafia del circuito stampato. Il terminale più lungo è sempre il positivo, mentre più corto è sempre il negativo. E mentre io effetto questa saldatura, che ne direste di mettere un bel like se non l'aveste già fatto? Grazie per il vostro prezioso contributo. Una volta effettuate queste saldature, siamo pronti per tornare in pista con questo DVR che andrà messo sotto alimentazione per almeno 24 ore. Per verificare che non si ripeta nuovamente il guasto. Collego il monitor ai 12 volt e attraverso uno spinotto BNC al DVR per verificarne l'immagine. Il DVR si avvia normalmente, non ci resta che aspettare 24 ore di cottura per vedere se è tutto ok. Trascorso il termine, il DVR sembra funzionare correttamente e non si sono verificati riavvii, quindi la nostra riparazione si può considerare conclusa con successo.
Pertanto non rimane che rimontare il tutto nel suo contenitore. Bene amici, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando pollice in su e ci vediamo una prossima volta.